questa popolazione di pazienti ha diciamo, un scopo preventivo e terapeutico. L'esercizio fisico ha un grande ruolo in questo, ma come? Dobbiamo mettere a punto un programma personalizzato che vada concordato con il paziente in base alla sua età, in base a eventuale attività fisica che già pratica, in base quindi alle sue richieste funzionali piuttosto che allo stadio della patologia, prendendo sempre, diciamo così, stando sempre attenti alla fase acuta della patologia. Va effettuata un'attenta valutazione clinico-anamnestica, valutazione di eventuali presenze di comorbidità, come abbiamo visto prima, e quindi la stratificazione del rischio cardiovascolare, individuazione dei fattori di rischio, questo attraverso l'anamnesi e la valutazione clinica, di quelli modificabili su cui noi possiamo intervenire, tra cui anche educare il paziente ad un corretto stile di vita, l'aspetto nutrizionale di cui poi parleremo con la dottoressa Spada. Vedete come quindi per fare tutto questo è necessario lavorare in team, un team multiprofessionale e multidisciplinare, come del resto in realtà in qualche modo siamo anche noi oggi in questo webinar, chi si occupa prevalentemente di nutrizione, chi di riabilitazione, chi di prescrizione dell'esercizio fisico, chi praticamente crea il protocollo, quindi importante sempre un team multiprofessionale e multidisciplinare in modo da diciamo così, in qualche modo agire 360 gradi per i nostri pazienti. Tenere presente che spesso, ed è stato dimostrato in diverse revisioni con meta-analisi della letteratura, eventualmente per alcuni pazienti è possibile anche mettere a punto dei protocolli di allenamento da effettuare a casa. Chiaramente dobbiamo sempre prevedere una componente di esercizio aerobico, una componente di rinforzo, quindi di esercizio allenamento della forza e di stretching e mobilità articolare. Di questo poi magari ne parleremo più avanti con la dottoressa Elisa Moretti. Quindi diverse sono le strategie terapeutiche, la freccia al nostro arco sono diverse. Vi voglio solo far vedere, ecco questo, vedete le raccomandazioni, le linee guida per la raccomandazione della pratica di esercizio fisico nei pazienti di osteoartrosi hanno tutte un livello di evidenza elevato e la qualità dell'evidenza sono tutte molto alte, le qualità degli studi sono buoni. Così vale anche per le artropatie infiammatorie, quindi importante. È fondamentale l'esercizio fisico, importante una giusta e corretta prescrizione. A questo punto lascerei proprio per le indicazioni per un programma ad hoc, no? Su misura di ogni paziente, ci parlerà appunto delle indicazioni per un programma di esercizio fisico nelle malattie reumatiche. Erika? Eccoci, buonasera.